Il sindacato può sicuramente organizzare coloro i quali operano nell'ambito della cultura. È un'organizzazione che sia alternativa, sia decisamente alternativa, che contrasti questa politica disastrosa, mi pare che sia doverosa. Vogliamo essere un presidio in questo paese per rassicurare le persone che rispetto, diciamo, alla regressione culturale e civile troveranno nella FLC sempre un baluardo. Assolutamente deve stare sempre di più vicino alle rivendicazioni che fanno gli insegnanti, gli studenti, i ricercatori. Naturalmente deve trovare anche una sponda politica, altrimenti rischia di essere, come dire, meno efficace di quello che deve essere, perché qui la battaglia è lunga. Il sindacato deve avere la capacità di capire che cos'è l'apprendimento in questo secolo e adeguarsi, non restare fisso su posizioni che sennò rischiano di vederlo in retroguardia. Perché il sindacato si trova ad avere a che fare con una serie di soggetti fluttuanti, indefiniti, diciamo dei soggetti sociali infieri, che è molto difficile rappresentare sindacalmente. Se non tiene conto anche delle ragioni di fondo per cui donne e uomini si dedicano alla cultura e lavorano in questo ambito, beh, allora che sindacato è? La politica e le persone con la loro faccia devono agire in tempo e devono agire anche accanto a quelle organizzazioni sindacali come la CGIL che hanno deciso di scendere in piazza. La storia ci ha insegnato che magari da qualche parte, proprio nei periodi più oscuri, zampilla una luce e dobbiamo avere fiducia nella storia. E anche un po' nella biologia. Ci sono dei ragazzi oggi che forse sono migliori a 15-20 anni della generazione che li ha preceduti. Oggi il sindacato ha la missione che aveva ancora all'inizio del Novecento, forse in questo per fortuna non è cambiato. Prendere i problemi del singolo, intrecciarli insieme e costruire una soluzione comune. Lottare affinché il merito venga premiato. I meriti, cioè i meriti, vale a dire, io sono capace di mettere sto San Pietrino a terra, tocca a me metterlo. Mobilitare le famiglie degli studenti, mobilitare chiunque abbia a cuore questo paese. Stabilizzare il lavoro per tante ragazze e tanti ragazzi significa anche dare maggiore qualità alla conoscenza e da questo punto di vista noi vogliamo lanciare questo segnale, lo vogliamo fare non da soli, lo vogliamo fare attraverso una rete di rapporti con movimenti, associazioni come sono qui. La prima rivolta è quella del cittadino singolo, che poi andrà a far parte delle istituzioni e per farne parte si appoggerà a tanti altri cittadini puliti, nuovi cittadini che cambieranno piano piano l'Italia. È un paese che chiede più democrazia.